Il grande dubbio però sarà quello che riguarda la scelta del centravanti, se è vero Gabbiadini o falso Mertens, che rifilò due gol proprio al Benfica all'andata. La rifinitura in Portogallo farà sciogliere la riserva a Sarri. Allora, colleghiamoci con Antonio Petrazzuolo di Napoli Magazine per parlare un po' di Napoli, per parlare di questa trasferta, per parlare di quante possibilità abbia il Napoli di continuare in questa marcia europea. Ciao Antonio, ben trovato. Stavolta forse al telefono ce la facciamo. Ciao, buonasera a voi, credo di sì, spero. Allora, secondo te quante possibilità ci sono perché il Napoli continui in questa sua marcia europea? È chiaramente una trasferta delicata, una trasferta complicata questa Aldalus, uno stadio che fa paura. Assolutamente sì, è una trasferta complicata, lo sa bene Maurizio Sarri, lo sa bene il Napoli, perché chiaramente lo stadio non è dei più agevoli e quindi c'è grande concentrazione e grande voglia. Io l'ho riscontrato proprio stamane a Castel Volturno, dove un tecnico come Maurizio Sarri ha capito che doveva suonare la carica ai suoi. Quindi io mi aspetto una bella prova da parte degli azzurri, dei partenopei, e ho visto anche nei cosiddetti gregari, vedi ad esempio Pepe Reina, una grandissima voglia di far bene. Anche Dries Mertens, che è in ballottaggio con Manolo Gabbiadini per una maglia da titolare, stemperava gli animi con grandi sorrisi, ma è chiaro che sanno che in questo momento si gioca una bella fetta della stagione, perché se il Napoli va avanti in Champions, continua in questa cavalcata europea importante, è certo che è anche un bel trampolino di lancio per il campionato, dove il Napoli ha ritrovato la vittoria al San Paolo. Antonio, tra poco rifacciamo vedere quell'immagine, quello scoop che ci hai regalato, poi ci devi raccontare tutti i retroscena. A proposito di quello che dicevi però del ballottaggio che è ancora vivo tra Mertens e Gabbiadini per il ruolo di attaccante centrale, secondo te chi ha più chance in questo momento? All'ora di pranzo parlavamo con Gianluca Gifuni, che era proprio a capo di chino, ha seguito la partenza della squadra e diceva che Sarri probabilmente si porterà il dubbio a ridosso della sfida. Secondo te ha già deciso oppure sarà realmente così, e soprattutto chi ha più chance? Ma al momento la sensazione che ha avuto così, anche avendoli a due passi, è che Gabbiadini sia favorito su Dries Mertens, anche perché nell'ultima partita il giocatore che ha bisogno di fiducia, perché viene da un momento sicuramente sfortunato dove non riesce a mettersi in mostra, non riesce a dare il contributo che vorrebbe, nell'ultima partita ha fatto bene contro l'Inter. Certo, è stato un po' sfortunato, però la porta l'ha puntata bene e un paio di conclusioni hanno impegnato il portiere avversario, quindi sicuramente Gabbiadini in questo momento può suonare la carica e deve farlo, perché Dries Mertens, ricordando anche un po' le parole di Maurizio Sarri, è uno che a gara in corso può risolverti la partita. Io, conoscendo un po' il mister, credo che opterà per questa scelta, quindi Gabbiadini titolare e poi magari Mertens a rompere gli indugi laddove la partita prendesse una piega diversa da quella sperata. Ci auguriamo di no, certo. Però ecco, credo che Lorenzo Insigne, così come l'abbiamo visto nelle ultime partite, è quello che sta segnando con maggiore continuità, chiaramente parte titolare, poi c'è Callejon e poi la punta centrale, prima dicevamo di Leandrinho, che è un giovane di 18 anni, però Jess, dai, facci vedere l'immagine che abbiamo già proposto. Esatto, questo è proprio il selfie. Siamo curiosi di capire proprio tutti i retroscena dietro questo incontro, Antonio. Sì, l'ho incrociato proprio lì nell'albergo adiacente al centro sportivo del Napoli a Castel Volturno, un ragazzo molto umile ma molto sereno, e quindi ha grande voglia chiaramente di mettersi in mostra. Non è ancora un attaccante del Napoli, proviene dal Ponte Preta, quindi si stava lavorando per chiudere questo ingaggio, e chiaramente è un extracomunitario. Sappiamo che il Napoli ha un tassello libero e a gennaio può chiudere questa trattativa e annunciarla ufficialmente, anche perché lì a Castel Volturno
è presente con suo zio, che era anche molto schivo, devo dire la verità, ho cercato di convincerlo in tutti i modi, non voleva farlo. Antonio, mi piace molto il per puro caso, cioè non ti sei preso la paternità di uno scoop, non è che l'hai pedinato, hai scoperto. No, assolutamente. Sei stato un giornalista molto onesto in questo caso. Sì, sono stato molto onesto perché ero lì al bar a lavorare, chiaramente, e me lo sono ritrovato di faccia, io ho detto, sei Andriglio, quindi ho stato quasi una carrozza. A volte le notizie proprio capitano in mano, è venuto da me, cioè quelli non c'è nessuno, se guardi l'immagine alle nostre assolutamente, spalle, cioè. la vediamo, tutti e due molto sorridenti, tutti e due molto contenti, lui insomma... Chissà, magari avrà un futuro e magari questa foto diventerà una foto storica, no? Perché no? Ovviamente l'ho data prima a Premium, quindi finalmente sono la prima immagine ufficiale di Andrigno a Napoli. Entreremo allora anche noi nella storia. Grazie Antonio, naturalmente tutti qui facciamo il tifo per il Napoli perché vorremmo continuare ad avere due squadre in Champions League. Ci auguriamo che quella Aldalus sia una trasferta positiva per la squadra di Sarri, che dovrebbe arrivarci anche con una mente abbastanza positiva, visto l'ultimo successo in campionato contro l'Inter. Assolutamente, grazie a voi, e il Napoli incrocia le dita, sogna, perché la Champions fa sognare, certo. Meritano anche questo passaggio del turno. Va bene, grazie mille, ciao Antonio, grazie per essere stato con noi.